Una buona settimana e ben ritrovati con il nuovo giorno. Oggi allerta maltempo arancione sul nord e centro Italia. È stata nuovamente chiusa dopo soli 2 giorni la A6 Torino-Savona. I sensori della frana hanno fatto scattare gli allarmi. Intanto ieri è stata una giornata tragica per quanto riguarda le montagne, con la morte di 3 escursionisti in Abruzzo e di uno sciatore sulle Alpi Svizzere. Attesa oggi all'Istituto Comprensivo Carducci Paolillo di Cerignola nel Foggiano per la prima di Alcesti, i mille volti dell'amore, curato dal gruppo di ricerca e azione costituitosi in compagnia teatrale i ricercatori formati dal professor Nicola D'Andrea. La scuola è diretta dalla dirigente scolastica Mara Racanelli. I ragazzi hanno riscritto la tragedia Euripidea cambiando ambientazione e periodo storico, la Puglia contadina negli anni 50, lasciando immutata la trama. Tra l'altro, metodi, tecniche e pratiche delle arti sceniche del professor D'Andrea presso l'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli. Con il termine ricerca si intende un modo di concepire la stessa che ha l'obiettivo non di approfondire conoscenze teoriche definite, ma di analizzare una pratica relativa ad un campo di esperienza. Prima del ritorno a Roma, il Premier Conte è stato a Candela, dove è tornato nei luoghi dove è cresciuto. Dalla redazione del TG Blu, Saverio Serlenga. E poi qua si andava quasi mi scende dall'asilo, no? Ah, si sì, le suore, il castello. Madonna, mi ricorda tutto. Si sa che era senza fiacco un po', c'avevo sotto il letto, quindi potete immaginare che incubi da bambino. Secondo voi la stessa, la camera da letto, qui su questa camera da letto non può capire i salti che mi sono fatti. E là c'è un bagno. Il bagno che era fantastico, si sente come prima che si sia lì. Prego, prego, vabbè, ora l'abbiamo spento. È così come la prima. È così come la prima. La vasca, la stessa vasca, sì, può essere. Sì, l'abbiamo fatta rimettere a posto. Ma lei non sa che io giocavo con le papperelle. Lei sa che c'è lo scherzo. Allora vi posso dire una cosa, qui papà è riuscito a montarci, per una che non ha fatto nulla, ha montato un'altalena e noi qua, ma va, dai. Io toccavo lì. Ma veramente? La prima comunione con il maestro, con il farmacista, penso, la moglie, e con la famiglia. Niente. Quello di sotto a destra. Come somigliava al fratello. Grazie, grazie. Mi ha fatto piacere. Grazie. E non mollare mai. Mai. Dai, non mollare. Ed ora una ampia pagina sportiva. Incominciamo con il calcio. Per la 14ª giornata del campionato di Serie D, l'Audace Cerignola conquista la quarta vittoria della gestione di Vincenzo Feola. I gialloblu sono andati a vincere in trasferta sul terreno dell'Agropoli con un gol di testa di Longhi. Una partita che, per come si era messa, certamente è stata importante per i colori gialloblu, che adesso si riavvicinano pian piano nelle vette alte della classifica. Tra gli altri risultati della giornata da segnalare lo 0-0 del big match tra Bitonto e Foggia. Andiamo a sentire l'analisi del tecnico dell'Audace Cerignola, Vincenzo Feola, dopo la partita.
ci è stato. Sì, l'abbiamo detto, noi lo sapevamo, la cosa bella è stato lo spirito di gruppo, i sacrifici e l'applicazione da parte di tutti i ragazzi. Gli va fatto un applauso enorme, hanno fatto i complimenti a questi ragazzi straordinari che stanno facendo qualcosa di straordinario e oggi l'hanno dimostrato per l'ennesima volta su un campo impossibile, che era impossibile e vi dico impossibile per giocare. Loro hanno messo da parte il fioletto, hanno cacciato la sciabola e io mi hanno reso felice proprio per questo, perché ho visto un grande spirito di sacrificio da parte di tutti i ragazzi. Ecco, gara non facile, siete riusciti anche a sopperire a quella che è stata l'inferiorità numerica per oltre 35 minuti. Sì, sicuramente erano oltre 35 minuti, poi hanno dato 7 minuti di recupero, è quasi un tempo, abbiamo giocato quasi un tempo in 10 su un campo impossibile, ma soprattutto il fatto che noi siamo condannati a vincere, poi dopo è sotto un pochino la paura di vincere, però io sono contento perché i ragazzi hanno avuto uno spirito di sacrificio e una abnegazione nel lottare su ogni pallone e questo mi fa ben sperare per il futuro. Calcio ancora, ma stavolta la Serie A con il sorpasso dell'Inter in vetta alla classifica. I nerazzurri di Antonio Conte hanno sfruttato appieno il turno casalingo battendo la Spalla per 2-1 ed approfittando anche del pareggio sorprendente del Sassuolo a Torino contro la Juventus. Continua la crisi delle Napoli, gli azzurri di Ancelotti sono stati sconfitti in casa per 2-1 dal Bologna. Il Milan fa il colpo grosso al Tardini di Parma, mentre la Lazio batte l'Udinese. Bene anche la Roma che va a vincere sul terreno del Verona al Bentegodi per 3-1. Il quadro si concluderà questa sera con il posticipo tra Cagliari e Sampdoria. Basket, Serie C e Silver per il Basket Club Cerignola, è arrivata la nona vittoria consecutiva. I gialloblu di Beppe Vozza infatti hanno sconfitto ieri pomeriggio la Juve Trani con il punteggio di 102-73 e ancora una volta rimarcando la vetta della classifica. Per lo Sport Ofantino è stato un altro weekend positivo perché sono arrivati anche i successi delle formazioni di pallavolo e anche del calcio, come abbiamo detto. Per tutto il quadro della giornata vi rimandiamo alle 13.30 con Live Sport e poi ancora prima alle 10 su Radio TRC. Scusate, avevo fatto una confusione, ma ripetiamo: per il quadro di tutti gli eventi sportivi vi rimandiamo alle 13.30 con Sport Report, il nostro telegiornale sportivo, ma ancora prima con Live Sport su Radio TRC a partire dalle 10. Per questa edizione di Nuovo Giorno è tutto, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale, questa sera con Prima Serata. A più tardi.